Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Manchester United Juventus, una partita, una vittoria, conseguita grazie anche alla sofferenza, perché abbiamo sofferto molto nel secondo tempo. Però partiamo subito da un concetto. Allora, il primo tempo è stato secondo me il miglior primo tempo di questa stagione. Quindi forse anche meglio del Valencia, contando anche il Valencia, contro il Valencia è stata una partita, abbiamo vinto con due rigori e di sofferenza perché eravamo in 10 senza il miglior giocatore della rosa. Però oggi, a parmi pari, eravamo veramente nel primo tempo perfetti, se non qualche sbavatura qua e là. Tra l'altro, voglio ricordare il bellissimo tiro di Ronaldo per la Dortmund De Gea, bravissimo oggi, quindi chiaramente tutto va a rafforzare l'attesa. Secondo tempo però chiaramente molto più difficile, perché? Perché il Manchester si è spostato molto più in avanti, ovviamente dopo che sei sotto e sei in casa, chiaramente è chiaro che nel secondo tempo avremo sofferto. La cosa che mi fa un po' dispiacere, non è tanto il fatto di aver sofferto, perché è giusto, era giusto così, parliamoci chiaro, parliamo del Manchester United che non essendo comunque, pur non essendo comunque il miglior Manchester della storia, ha comunque giocatori molto forti, parliamoci chiaro, l'attacco, i tre d'attacco, Rashford, Lukaku e Martial è molto molto forte, molto competitivo e tra i migliori del torneo, centrocampo con Matic, Pogba e Mata non è per niente male, anzi, molto forte, forse qualcosa una pecca un po' in difesa, sicuramente sì. Però complessivamente la squadra è molto forte, quindi chiaramente il fatto di soffrire me l'aspettavo, pur essendo la Juventus, pur avendo Ronaldo e quello che volete. L'unica cosa che mi ha un po', che da una parte è un pregio, da una parte è un difetto, è che nei momenti in cui regali le occasioni, perché parliamoci chiaro, il Manchester United ha sì messo in difficoltà la Juventus nei momenti in cui ha accelerato un po' e ha pressato un po' in avanti, ma gli siete permesso al Manchester United di far ciò perché abbiamo perso tanti palloni. Io parlo di passaggi basilari, una cosa su cui punto molto perché è una cosa che ricorre molto. Molti giocatori perdono di concentrazione e sbagliano delle cose basilari. E sbagliando mentre regali i palloni. Quindi credo che al netto di queste cose qua, se avessimo perlomeno non sbagliato le cose semplici, non dico quelle difficili, ma quelle semplici, questa squadra può dominare in lungo e largo, non dico tutte le rose, ma buona parte di esse, tranne le due, insomma, più forti, due o tre più forti insieme a noi, a livello europeo, tipo, so, Real Madrid, Barcellona e City, quello che volete. Ecco, quindi è una cosa su cui punto molto, la consapevolezza di essere forti, ma di non sfruttare sempre il nostro potenziale per colpa di errori. Non perché non sappiamo fare quelle cose là, ma perché per n motivi le sbagliamo. Ed è una cosa che probabilmente può portarci, cioè il pregio è che abbiamo delle doti innate, il difetto è che poi, prima o poi, se arrivi in una finale e fai questi errori, le prendi, perché non è il Manchester United, è perché è una finale a colpo secco. Quindi se sbagli una cosa e ti fanno gol, hai sbagliato tutto l'anno, tutta la stagione. Quindi è una cosa sul quale mi soffermo molto. Per il resto ho visto prestazioni molto eccellenti nel primo tempo, e prestazioni alcune un po' meno bene nel secondo, un po' peggio nel secondo, anche ai giocatori che hanno giocato molto bene nel primo tempo, penso un Cancelo che nel secondo ha fatto diverse sbavature abbastanza grossolane, ma posso pensare anche ad esempio a giocatori come Bentancur che ha fatto un bellissimo primo tempo e un secondo tempo veramente brutto, veramente brutto, anche Pjanic, ecco, diciamo che è andato un po' l'andamento di tutti quanti. La costante positiva è stata secondo me Ronaldo, che quando poteva cercava, è stato Alexandro. Veramente oggi Alexandro mi è piaciuto, poi magari qualcuno me l'accordo, ma mi è piaciuto moltissimo, è stato Matuidi, che nonostante la stanchezza del secondo tempo è stato molto più costante degli altri, e devo dire Chiellini, perché Chiellini ha difeso molto bene. Chi invece ha avuto una trasformazione, soprattutto in fase di impostazione, è stato Bonucci. Bonucci ha fatto un bellissimo primo tempo e anche un inizio di secondo tempo molto buono, con quell'intervento molto buono. Però ha sbagliato un paio di passaggi nel secondo tempo che potevano far rischiare molto la Juventus, cosa che abbiamo già visto ultimamente. Questo è il rischio di Bonucci, i rischi che si prende sempre, osa molto, qualche volta gli può andare bene, qualche volta no. Quindi attenzione su questa cosa qua, complessivamente però Bonucci è sufficiente, parliamoci chiaro, questa volta sì. Quello che è stato una costante negativa in tutta la partita è stato, ahimè, Cuadrado. Cuadrado non l'ho proprio sopportato oggi, perché ha sbagliato tutto, e non ha più la spinta di una volta, l'uno contro l'uno, salta l'uomo, non fa più niente, e ha sbagliato anche molte cose, molte idee, molti passaggi, i due contropiedi, che erano contropiedi perfetti dal punto di vista del posizionamento dei giocatori, ha sbagliato tutto perché non sapeva cosa fare. Ma non perché gli altri si muovessero male, ma perché è rimasto un po' così. E veramente Cuadrado, bruttissima prestazione, se non fosse che poi Douglas Costa chiaramente torna un infortunio e non era pronto per giocare titolare, e se non fosse che poi è uscito troppo tardi secondo me. Unica pecca di Allegri per quanto riguarda la gestione della partita è stato i cambi tardivi. Dopo il 60-65esimo servono subito i cambi, sono arrivati il primo in casa del 75esimo, quindi avrei potuto anticipare molto di più, chiaramente poi le situazioni sono valutabili solo da allenatori, non da noi, ma questo è una piccola pecca, comunque è una partita molto, molto gestita molto bene al di là degli errori individuali, quindi oggi mi sento di dare le colpe a tutti, ma perché hanno fatto errori tecnici soprattutto. Come
Comunque partita molto buona. Ricordiamoci ragazzi che siamo andati a giocare e abbiamo vinto la partita più difficile del girone. Un'ipoteca al passare al girone, non matematica, ma chiaramente ragazzi tutto si chiuderà la prima di ritorno contro il Manchester. Una volta che chiuso quello, credo che si possa dire che il girone è bello che fatto, a prescindere dai risultati degli altri. Ora si può dire solo di aver ipotecato, perché 9 punti su 9 con in casa la squadra più forte del girone è un'ipoteca. Poi il calcio può veramente dire tutto, ma parliamoci chiaro, le cose sono così. Ultima cosa, Mourinho è un allenatore che elogia, ha elogiato molto la Juventus prima, ma che talvolta cade e scade nei tranelli che gli porge dal tifo avversario, quello juventino. E quel discorso di fare il 3 riferito al triplete ai tifosi che gli davano dello scemo e così via, e poi è stato un susseguirsi di queste cose qua, fa di Mourinho la classica reazione di chi sta perdendo e un po' di lode. A me dispiace questa cosa finale, perché su Mourinho c'era stato veramente grande amicizia prima della partita, c'è grande amicizia tra Allegri e Mourinho, grande rispetto, però questa cosa che si porta avanti tra Mourinho e i tifosi della Juventus con queste triplette, con le manette di una volta e così via, diciamo che dovrebbe anche finire, perché è un po' ridicolo da parte di Mourinho, nel senso che, parliamoci chiaro, stai perdendo, la prima cosa che ti viene in mente è il triplete fatto con la squadra 8 anni prima, un problemino c'è nel momento in cui il Manchester sta navigando in acque non molto buone. Quindi poi ovviamente è una cosa per la sua, però mi ha un po' infastidito questa reazione di Mourinho, che chiaramente si mette contro una massa che non ragiona di per sé, quindi è portata ad insultarlo, e quindi sappiamo che Mourinho poteva tranquillamente farselo scivolare addosso, perché chiaramente i ruoli sono ben diversi di allenatore professionista e tifosi, che comunque tifosi che rappresentano una massa di persone in una mente, cioè una mente unica, non mente divise. Ma detto questo, sono discorsi che una piccola parentesi può fare. Molto felice per la vittoria, della sofferenza, ma ci sta, la partita è stata molto bella, secondo me, interessante. E niente, torna Paul quando vuoi, ci aspettiamo. Forza come sempre, alla prossima, ciao.